E così state andando in tournée? Che fortuna! Ah, ci piacerebbe, ma abbiamo solo trovato un lavoretto estivo per pagarci l'album. Ed è grandioso come tutte le cose che fate? Non ditemelo! Cavalcherete unicorni, salterete sui letti, assaggerete gelati! Faremo le animatrici a Camp Starlight! Oh, è bellissimo! Ci mancherete, Barbie! Beh, voi non ci mancherete, perché verrete insieme a noi in campeggio! E vai! Bello! Mi aspettavo un'esplosione di gioia. Ecco, contenta sono contenta, ma per l'esplosione di gioia avrei voluto fare l'animatrice, proprio come te. Forza, ragazze, approfittiamone finché c'è luce! Oh! O possiamo approfittare della luce di Starlight! Camp Starlight, arriviamo! Ben arrivati, campeggiatori! Io sono Barbie, la vostra responsabile delle attività. Mi occuperò del talent show e organizzerò anche qualcosa di insolito. Anch'io sono Barbie, la vostra animatrice musicale. Do, re, mi, fa, sol! Vi aspetto tutti a scatenarvi insieme a me davanti a un falò! Sì! Sono Rochelle, mi occupo delle attività creative, ceramica, benessere, artigianato, ricerca dell'anima, anche se nell'ultimo caso non c'è il distintivo, già. Io sono Daisy, la vostra guida per le avventure, e con me si andrà in barca e si camminerà. E adesso fate un bel applauso alla chef del campeggio. A Camp Starlight cercheremo di sbloccare il vostro potenziale, perché qui siamo tutte stelle. Voi siete le stelle piccole. Giocherete tutto il giorno e vi rilasserete nella nuova sede del club. Mentre le veterane sono le stelle grandi. Voi farete attività più impegnative per vincere i distintivi. La cena è pronta! Non dimenticate di fare amicizia con il vostro gruppo di stelle. Perché alla fine di questa settimana parteciperete tutte allo Starlight Talent Show! Ma allora dobbiamo separarci. Farai delle nuove amicizie, Chelsea. Ciao! Ehi! Esclusa un'altra volta! E tutto solo per una questione di età. E per le gambe corte! Se avessi una stella per ogni volta che ho desiderato essere più grande o qualcun altro, oggi avrei una galassia! Vorrei tanto viaggiare, mille cose vorrei fare, il cuore ascoltare quando canta, le cose da provare, tutte quelle che farei, il mio potenziale è proprio qui davanti a me. Se una stella avessi per ogni volta che volevo essere grande, essere più grande. Finalmente, Chelsea, stavi per caso cantando tutta sola soletta? No, era un gufo. Ti devo un favore. Ti sei persa il primo falò, ma guarda che bel cielo stellato stasera. Wow, che costellazione è quella? L'Orsa Minore? Orione? Cassiochia? Che spiritosa! Non saprei dirti con esattezza, ma ora Poppe il lettino chiama. Veramente, il letto sa parlare adesso! Ci deve essere un tasto magico nel cielo! Qui noi dovremmo riuscire a sbloccare il nostro potenziale! E io esprimo un desiderio! Bisogna stare attenti con i desideri, Chelsea! Devi volerlo veramente per poterlo realizzare! Desidero fare scambio di posto con Barbie! No, sono sempre io.
Buddy, non hai sentito la sveglia? Questo non è da te, Barbie. Tu sei Barbie. Ah, anche tu sei Barbie. Tutte e due siamo Barbie. Tutto bene, Chelsea? Chelsea? Chelsea! Chelsea! Il tuo desiderio si è avverato! Io sono te! E tu sei me! Ma come mai non ti vedo agitata? Non ne sento il bisogno! Non con questi magnifici capelli biondi! Visto che stile! Attenta! Sono i capelli di una bambola! Ferma! Così posso gestire il campo e fare le prove del talent show! E io posso giocare per tutto il giorno! Ma questa sera dobbiamo invertire il desiderio. Ci stai? Oh! Ups! Cosa stanno facendo? Ballano? Non è nessuna delle nostre coreografie. È ora di andare al corso di arte, piccola stella. È ora di lavorare, animatrice Barbie. Ma teniamo questo segreto per noi o ci prenderanno tutti quanti per due pazze svitate. Ok, io pensavo di fare così, così, così e poi finire così in questo modo. Che ne dici? Apprezzo il tuo entusiasmo, Barbie. Ma lo sai che abbiamo già pronta da giorni la nostra combo. Dobbiamo solo perfezionarla. 5, 6, 7, 8. Ah, quanta pace. Voglio fare un quadro che sia degno del Louvre. Sempre che espongano opere dipinte con le dita. Oh, ma certo, forte. Non dipingo con le dita da quando ero una bambina. Cioè, da quando avevo questa età. Ma dobbiamo ricominciare da capo. Le cose migliori non capitano magicamente durante la notte. Non ti immagini cosa può succedere per magia di notte. Animatrice Rochelle, ho già dipinto diversi quadri con le dita. Adesso posso provare una tecnica diversa? Oh, quanto mi dispiace, Chelsea. Ma le tele e i pennelli sono riservati al gruppo delle più grandi che sanno già come si usano. Woohoo! Le prove sono finite! È arrivato il momento di riavere indietro me stessa. Ah, la pittura con le dita sblocca veramente la ricerca dell'anima. Chi se l'aspettava? Voglio tornare grande! Voglio tornare piccola! È stato corroborante affrontare un balletto impegnativo, ma non avevo idea che si dovesse faticare così tanto. E a me è piaciuto un sacco poter esprimere me stessa alla lezione di arte, ma avevo dimenticato quanto potesse essere complicato avere così tanti limiti. Adesso voglio tornare me stessa! Oh no! Il cielo è coperto! Allora non c'è nessun tasto magico. Credi di poter continuare lo scambio per un altro giorno? Dipende. Tu pensi di poter cantare un brano davanti al falò e a tutte le campeggiatrici tra tipo un quarto d'ora? Ah, però tu farai la bambina mentre mi esibisco.